Ciao da Afsim, lunedì 3 agosto, quindi tra 4 giorni sarà il giorno di Juventus-Lione, partita importantissima. Allora avviciniamoci a questo appuntamento andando ad analizzare, a scoprire qual è la situazione nostra e degli avversari. Sarri ha parlato di un Lione sicuramente in forma, gli è parso in forma nella finale di Coupe de la Ligue di venerdì, che ha perso appunto il Lione ma solo ai rigori. Intanto hanno giocato 120 minuti e questo può andare a nostro vantaggio, però la loro situazione fisica è abbastanza importante. È interessante vedere come dopo tutto questo tempo di inattività, hanno giocato delle amichevoli ma non è la stessa cosa, siano riusciti a tenere il campo a mio avviso per almeno 80 minuti molto molto bene. Poi sono calate entrambe le squadre, però il Lione secondo me all'ottantesimo ci è arrivato in forma, e 80 minuti di ottima resistenza possono essere già troppi per una Juventus che invece da troppe partite non ce la fa ad arrivare neanche al sessantesimo. E non soltanto per un discorso fisico ma proprio di approccio mentale. Cioè, lo state vedendo, lo abbiamo visto in questo finale di campionato, scudetto vinto per un punto proprio perché abbiamo mollato, e l'ha detto Sarri, dopo la vittoria con la Lazio inconsciamente abbiamo pensato tutti di aver già vinto lo scudetto, anche se l'aritmetica non c'era ancora, e allora si è andati avanti veramente per inerzia, ma un'inerzia negativa, cioè avevamo proprio il freno a mano tirato. E quindi dicevo, non è soltanto un fatto di prestazioni in campo, non è soltanto un fatto di quanto riusciamo a correre, ma proprio di concentrazione, di applicazione mentale. Ecco, la mentalità, l'approccio mentale, la mentalizzazione sull'obiettivo, passaggio decisivo, determinante per arrivare contro il Lione a ribaltare il risultato. Noi non dobbiamo solo vincere, noi dobbiamo fare almeno 2 gol di scarto sul Lione, almeno 2 gol di scarto con qualsiasi risultato. Vinciamo 4-0, vinciamo 2-0, 3-1, devono essere 2 gol di scarto almeno. Non si scappa, perché ci sono i gol in trasferta che ci penalizzano terribilmente. Per arrivare a questo obiettivo, e tra poco vi parlo proprio di questo, il cuore di questo video è quanto subisce il Lione, quanto ha subito in questa stagione. Per arrivare a questo obiettivo dobbiamo necessariamente essere mentalizzati, conoscere l'avversario dal punto di vista tattico, ma andare in campo con il massimo della grinta, della determinazione, delle energie. Ha suonato la campanella, ha squillato, ha fatto suonare quindi l'allarme, l'avvertimento Andrea Agnelli nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Bisogna andarci con il massimo della concentrazione, saremo tutti concentrati su questo obiettivo, sarà una partita durissima, durissima, ma auspichiamo di strappare il biglietto per le Final Eight di Lisbona. Queste sono state le parole di Agnelli, chiare, inequivocabili, bisogna assolutamente ribaltare questo risultato. Quindi è una chiamata alle armi importante per tutti i giocatori, e io mi rifaccio soprattutto all'atteggiamento e al tipo di approccio, al tipo di partita che dovrebbero fare e che faranno, mi auguro, le seconde linee, le alternative, visto che non avremo proprio tutta la squadra titolare. Potrebbe non esserci per esempio qualcuno in difesa, anche vediamo, De Ligt sta bene, però ecco, il discorso difesa poi è da ragionare a parte, poi magari ci arriviamo volendo anche con un discorso a parte, con un video specifico, nel senso che Chiellini fino adesso non ha giocato praticamente mai, quindi essere titolare in difesa contro il Lione sarebbe una stortura, mentre potrebbe essere valida la presenza di Demiral. A centrocampo abbiamo qualche enigma, perché Pjanic sta giocando meno e quindi potrebbe esserci di nuovo un Rabiot con Bentancur titolari, da scoprire poi il terzo elemento. E soprattutto in attacco, orfani molto probabilmente di Paulo Dybala e anche di Douglas Costa, potrebbe essere necessaria una prestazione molto importante da parte di Gonzalo Higuaín. Ma quanto è difficile fare 2 gol al Lione? Questa è la domanda. Sono andato a vedere un po' i risultati del Lione in questa stagione, stagione che si è conclusa alla 28esima giornata di Ligue 1, perché come sapete il campionato è stato interrotto con la pandemia, hanno deciso di non riprendere, il titolo è stato assegnato d'ufficio al Paris Saint-Germain, e quindi per questo motivo il Lione sono mesi che praticamente non gioca a calcio. Ripeto, hanno fatto delle amichevoli, lo so perché tra l'altro li seguo
sui social, ah, piccola parentesi, seguo su tutti i social ogni avversario della Juve in Champions League, quindi nei gironi ne vado a seguire altri tre e poi mano a mano quelli che andiamo ad affrontare andando avanti nella Champions, quindi massimo altri due perché ai quarti di solito ci fermiamo. Bene, seguo il Lione praticamente da dicembre, da quando c'è stato fatto il sorteggio, non mi è mai capitato così a lungo perché questo ottavo di finale è eterno. Spero di smettere di seguire il Lione con felicità appunto venerdì sera o al massimo sabato mattina, dimenticando questa parentesi veramente enorme. E quindi seguendoli vi dico che hanno fatto degli amichevoli, si sono allenati, hanno fatto anche un ritiro in montagna, quindi hanno provato ovviamente a riatletizzarsi, però non è la stessa cosa che giocare ogni tre giorni come abbiamo fatto noi. Stanno sicuramente molto bene, dicevo, ma nelle 28 partite di campionato poi hanno fatto mi sembra 5 partite in una delle, ovviamente 7 partite di Champions, 5 nella Coupe de France e 4 partite nella Coupe de la Ligue. Sono stati eliminati in semifinale di Coupe de France dal Paris Saint-Germain e hanno perso la Coupe de la Ligue in finale sempre contro il Paris Saint-Germain. In queste totali 44 partite il Lione ha subito almeno due gol, ha subito almeno due gol in una singola partita 10 volte. In 10 partite il Lione ha subito due gol, ma non si è trattato sempre di una sconfitta. 6 su 10 sono state le sconfitte e soltanto una volta il Lione ha perso 2-0. Una volta ha perso anche più di 2-0, era appunto la semifinale di Coupe de France, 5-1 per il Paris Saint-Germain. Ma solo il 2-0 e il 5-1 sono stati gli unici due risultati negativi del Lione in questa stagione in cui hanno perso per più di un gol di scarto. In sostanza, un solo 2-0, che non è fondamentale perché a noi non interessa il 2-0, va bene anche il 3-1, ci interessa vincere con due gol di scarto. Bene, dobbiamo registrare questo dato: su 44 partite il Lione, settima forza della Ligue 1, quindi l'abbiamo anche svilito per questo, giustamente, perché insomma settimo in Ligue 1 non può essere a livello della Juventus, eppure non hanno mai perso praticamente per più di un gol di scarto, tranne queste due occasioni, 2-0 e 5-1, tra l'altro il 5-1 da parte del Paris Saint-Germain, che è una squadra che notoriamente segna tantissimo. Quindi che cosa possiamo registrare? Non bene, assolutamente non bene. In particolare hanno subito, poi andando in generale, al di là della singola partita e del doppio gol di scarto, hanno subito 27 gol su 28 partite in Ligue 1. Quindi hanno un'ottima difesa, non è una difesa da settimo posto. Hanno subito 8 gol su 7 partite di Champions League. Non male, assolutamente non male. 9 gol su 5 partite di Coupe de France, e qui sono andati sicuramente male, e 4 gol su 4 partite di Coupe de la Ligue. Quindi non hanno una difesa impenetrabile, ma non hanno neanche una difesa tanto vulnerabile. E ripeto, è un dato importante, molto importante, che dobbiamo registrare: solo una volta hanno subito il 2-0 e solo un'altra volta hanno perso per più di un gol di scarto. Questo può non significare nulla, perché è stata interrotta la stagione, hanno smesso di giocare, magari hanno perso quella inerzia, hanno perso quella compattezza, anche se col Paris Saint-Germain in finale venerdì scorso è stato 0-0. Possiamo sperare bene, la statistica vale sempre, sempre esclusivamente per il passato, non ci dice mai che cosa certamente succederà nel futuro. Però il dato di fatto è che questa squadra ha questi numeri e quindi può essere veramente difficile andare a segnare due gol. Ed è quello, ripeto, che dobbiamo fare. La prima cosa da pensare, io spero che la Juventus ci stia lavorando tanto, che Sarri ci stia lavorando tanto con i ragazzi, con i calciatori, è segnare due gol. Noi dobbiamo scendere in campo sapendo che dobbiamo fare due gol. Basta. La prima cosa da fare, il prima possibile nel corso della partita, direi, perché altrimenti si fa sempre più materiale lo spauracchio del 2-1 per noi, che secondo me, visto come ci stanno andando in generale un po' le cose, è il risultato più probabile. 2-1 sarebbe clamoroso, è bellissimo venire eliminati per il gol che abbiamo preso all'andata, o magari per il gol che all'andata non siamo riusciti a segnare. Infatti, da questo punto di vista, leggo di molte opinioni del tipo: ma anche l'Atletico Madrid non aveva mai preso 3 gol quando gliel'abbiamo fatti noi l'anno scorso con Ronaldo. Abbiamo già affrontato situazioni del genere ed anzi l'altra volta abbiamo dovuto rimontare 2 gol, stavolta uno solo. Sì, ma a me questa partita ricorda molto di più l'Ajax, dove noi ad Amsterdam andammo a fare un gol, venimmo a Torino con l'1-1, che tutto sommato ci avvantaggiava, e poi perdemmo, grazie a Mateis, a proposito, che poi punendoci sei arrivato da noi, e sei un giocatore fondamentale, sarai fondamentale per blindare la difesa, tra l'altro, blindare la difesa. Parleremo anche della produzione offensiva del Lione
ne parliamo magari a parte, farò un altro video, ripeto, perché in avvicinamento voglio approfondire quotidianamente la posizione del Lione, il momento della Juventus, vedere anche alla luce degli allenamenti di domani, perché oggi la Juve è totale giorno di riposo e non so se sono tanto d'accordo con questo. Sarri ha detto la migliore preparazione in questo momento è riposare. Sì, va bene, però ci sarebbe anche da lavorare, perché non è che stiamo benissimo. Insomma, vedremo anche su questo. Bisogna blindare la difesa, dicevo, perché un gol preso dal Lione sarebbe praticamente eliminazione, perché significa farne almeno 3. E ripeto, è molto complicato già solo farne 2 in questo momento per la Juventus. In questo momento. Forse prima, paradossalmente, quando ci abbiamo giocato all'andata, la Juve sarebbe stata maggiormente in grado di segnare tutti questi gol. Pensate a che bel gennaio abbiamo passato. Abbiamo vinto un paio di volte 4-0, abbiamo segnato veramente a chiunque, abbiamo fatto tanti gol. Ci sono state anche delle battute d'arresto. Abbiamo perso a Verona, abbiamo perso a Napoli, abbiamo perso nuovamente contro la Lazio, abbiamo perso contro il Lione. Sì, però fondamentalmente... no, contro la Lazio forse abbiamo perso già prima. Comunque sì, sono state queste le sconfitte. Però fondamentalmente in quel momento lì sembrava che segnassimo tanto. Adesso la situazione è cambiata, la Juve segna di meno, sì abbiamo vinto 4-1 contro il Torino, abbiamo fatto 3 gol al Genoa, ma sono stati anche episodici, sono stati anche estemporanei, poi 0-0 col Milan, 0-0 col Napoli, con la Lazio sicuramente è stato più difficile onestamente fare gol, e appunto abbiamo fatto un 2-0 e ci può stare, anzi era un avversario tosto, ma non si è parlato di goleada. Contro il Milan abbiamo fatto 2 gol e abbiamo presi 4, col Sassuolo 2-2, o quanto è stato 3-3, con l'Atalanta 2-2, questi sono stati i risultati. Con l'Udinese abbiamo perso, cioè è una Juve che in questo momento è veramente altalenante, che non ci dà garanzie, però l'obiettivo deve essere assolutamente quello di segnare quei 2 gol il prima possibile, per poi andare a gestire al rialzo, cioè continuare ad attaccare. Forti del 2-0 adesso facciamo il terzo, facciamo il quarto. Questo dovrebbe essere secondo me l'obiettivo, il piano gara, tenendo conto però che non sarà assolutamente facile, anzi come ha detto Agnelli sarà durissima, anche perché il Lione, ripeto, 2 gol nella stessa partita li ha presi quasi mai. Vi ringrazio per l'attenzione, mettete like a questo video se vi è risultato utile ed interessante e nei commenti ditemi come la pensate. Nei prossimi giorni ancora altri video, altri contenuti dedicati a Juventus-Lione, che sarà appunto venerdì sera alle 21. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, quindi per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!